un'opposizione costruttiva e senza pregiudizi. Così l'UDC a Lanciano, uscito dalle urne come secondo partito della città, si appresta a vivere il nuovo corso a guida centrosinistra. Lo hanno dichiarato in un incontro con la stampa il coordinatore regionale dell'UDC, Enrico Di Giuseppe Antonio, e il capogruppo Paolo Bomba, il più votato all'ultima tornata elettorale. Noi vogliamo costruire un laboratorio di una opposizione non più gretta, che non ha pregiudizi nei confronti della maggioranza, ma che guarda al bene comune. Per fare questo c'è bisogno che i nostri consiglieri si diano da fare, non perdano i rapporti con i cittadini e che costruiscano quel ponte antidivorzio, lo definirei così, tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Si può essere opposizione e si possono condizionare scelte importanti per il bene comune. Lanciano ha bisogno di una svolta decisiva perché deve recuperare un ruolo di primo piano non solo nella nostra provincia ma nel suo comprensorio. I tre consiglieri eletti dell'UDC, Bomba, D'Amico e Paolucci, si smarcano dunque dal PDL e si dicono pronti a votare con la maggioranza quei provvedimenti che di volta in volta riterranno positivi per la città di Lanciano. La priorità è certamente l'approvazione del nuovo PRG, strumento fondamentale, ha detto Bomba, per far ripartire lo sviluppo economico. Resta aperta tuttavia la questione premio di maggioranza. L'UDC ha presentato ricorso assieme al PDL. È un ricorso fatto su delle basi politiche. Da più parti ci arrivava così l'input che secondo qualcuno l'attribuzione dei seggi non era stata fatta nella maniera corretta, per cui per fare chiarezza abbiamo sottoscritto il ricorso. Laddove ci dovessero dare ragione ne saremo ovviamente felicissimi, se non ci daranno ragione accoglieremo la cosa con la serenità che ci ha sempre contraddistinto.